Ciao Ciurma Vegan, bentornati sul canale, eccoci con una nuova puntata della nostra rubrica Un libro vegan al mese. Oggi vi parlo del libro che ho finito di leggere l'altro ieri, Crimini in tempo di pace, la questione animale e l'ideologia del dominio. Gli autori sono due, Massimo Filippi e Filippo Trasatti. Il prezzo di copertina è 15 euro. È un libro, non so, io penso che servirebbe più di un'ora per parlare veramente bene di questo libro. Qua ne parliamo sempre brevemente, quindi veramente il mio desiderio sarebbe quello di farvi venire voglia di leggerlo e anche di, spero di essere in grado di comunicarvi quello che mi ha trasmesso questo saggio, che veramente mi è piaciuto tantissimo, veramente uno dei saggi più belli mai letti sull'argomento. Inizia con l'analisi di un dipinto, un'analisi interessantissima, cioè appena l'ho cominciato ho sottolineato praticamente tutto, ho capito che questo sarebbe stato uno di quei libri che insomma lasciano il segno, ecco, e verso la fine si conclude con l'analisi di un altro dipinto, quindi diciamo in maniera molto lineare, molto circolare, e apre gli occhi sull'orrore, ecco, della nostra normalità, di quello che definiamo normale, quindi dei mattatoi, degli allevamenti, appunto del dominio esercitato nei confronti degli altri animali e di questa barriera netta che è stata innalzata tra l'umano e l'animale. Ci sono tantissime riflessioni, veramente un saggio vasto, no? Veramente enorme, per me di un valore immenso, pur essendo molto breve perché non sono neanche 300 pagine, riflessioni sul capitalismo, sulla perdita della nostra animalità che ha permesso questo innalzamento di questa barriera fittizia tra un noi e un loro, riflessioni sulla totale assenza del riconoscimento dell'individualità, della singolarità degli altri animali. Visto che in questo sistema, appunto in questa macchina antropocentrica, come la definiscono loro, finiscono per essere percepiti come un numero, come una massa informe, astratta, come se non esistesse. Riflessioni anche sulla nascita del primo animalismo negli anni 70, sui vari antispecismi, su come è cresciuto, si è arricchito, su come va messo anche in discussione il movimento, veramente proprio immenso come saggio, proprio bellissimo. Non c'è veramente un pezzo, una pagina in cui non ci sia una mia considerazione a matita, una sottolineatura. Parlano di Laika nuovamente, che per me, almeno nel mio caso, è proprio una ferita aperta che non si rimarginerà mai. La scomparsa di Laika segna la scomparsa della civiltà. Non potrei essere più d'accordo all'insostenibile nefandezza della carne felice. Io qua ho scritto i clienti di Natura Sì, di Slow Food, eccetera, perché loro dicono che la carne felice rende tutti più felici. I consumatori di carne non solo vedono svanire i loro sensi di colpa, ma anche addirittura si autogratificano per la loro sensibilità, grazie alla quale sono disposti a spendere di più pur di garantire agli animali una vita migliore e a se stessi un'alimentazione più sana e più gustosa. Esatto, esseri al servizio degli umani. Grazie per il prato e il mangime senza OGM, questo l'ho scritto io. In cambio, come minimo, ti devo la mia vita. Si chiede di immolarsi all'animale con una serie di rituali volti a rimuovere fastidiosi sensi di colpa. Verissimo, assolutamente. Uccisione dolce, con delicatezza, allevamenti etici, carne felice, latte felice, uova felici. Sempre tutto, sempre proiettato sulle nostre necessità, sui nostri desideri, su quello che noi vogliamo fare, su quello che noi vogliamo avere. Gli zoo acquari non sono più luoghi di detenzione, questo sulla manipolazione della coscienza attraverso un linguaggio falso. E quindi gli zoo e gli acquari non sono più luoghi di detenzione, ma centri di conservazione di specie in via di estinzione, dove possiamo conoscere e venire a contatto con animali ormai scomparsi dal nostro orizzonte urbanizzato. Un finto interesse che nasconde invece un grandissimo interesse economico, solo un interesse economico, quindi si finge un interesse nei confronti degli altri animali, ma comunque almeno noi possiamo anche guardarci i panda e i leoni, vedete, sempre una visione antropocentrica, quindi noi sempre in cima e loro sempre sotto in quello che loro giustamente definiscono gli inferi, no? La discesa agli inferi, che
è sempre, sempre, sempre a scendere. E la caccia non è più il mero piacere di uccidere, naturalmente, ma un'impresa di preservazione dell'ambiente e di miglioramento delle chance di sopravvivenza della fauna locale, grazie alle operazioni di ripopolamento e di abbattimento selettivo, la manipolazione delle coscienze con un linguaggio falso, ipocrita. E poi, esatto, esattamente, quella che dovrebbe essere l'istanza fondamentale di un movimento realmente liberazionista: la non uccidibilità degli animali indipendentemente dal modo in cui hanno condotto le loro vite, la loro non sacrificabilità a qualunque interesse umano, precisamente. Il riconoscimento dell'animale come merce: una merce non può soffrire, non può morire, perché è merce, quindi è non vivente, ed è esattamente come vediamo noi gli altri animali della società, come merce. E le merci sono cose, sono oggetti. L'industria della carne non si risparmia e non risparmia nello spiegarci che i mattatoi moderni, a differenza, no, dei macelli, fai da te, sono regolati da procedimenti umanitari. Gli animali non sono sgozzati quando sono ancora coscienti, ma per nostra tranquillità prima vengono storditi, o comunque almeno così dovrebbe essere. Non si discute mai dell'infamia di uccidere esseri senzienti e delle inaudite sofferenze in cui trascorrono le loro vite, ma su come migliorare qualche dettaglio secondario della loro infernale condizione negli allevamenti. Si parla della narrazione distorta, appunto antropocentrica, l'ho trovato magnifico quella loro riflessione circa il fatto che quando si dice che non bisogna torturare gli animali nei laboratori, perché le informazioni che possiamo avere da questa pratica non sono utili a noi esseri umani, perché non è che siano proprio sicuri, quindi non è che ci possono essere realmente utili. Questa narrazione significa che non è sbagliato torturare esseri senzienti affatto, significa non torturiamoli, perché tanto le informazioni che possiamo ricavare dalla tortura non ci sono utili. Sempre con questo sguardo antropocentrico, che quindi riduce sempre gli animali a strumenti, a merce, come dicevamo prima. Parlano anche di resistenza animale, di liberazione animale, dei processi fatti agli animali. Questo è un argomento che io avevo analizzato in un'altra puntata di Un libro vegan al mese, in quel bellissimo saggio che vi avevo consigliato, Paura del pianeta animale, che, se vi ricordate, partiva proprio dagli esempi dei processi che erano stati fatti a quella scrofa e ai suoi cuccioli per aver mangiato un neonato umano. Parlano di una coscienza, di un agire, di un sentire animale. Fanno un esempio di quest'orsa che è rinchiusa in quegli allevamenti che vengono definiti le fabbriche della bile, no? In cui viene estratta la bile agli orsi attraverso una canula, sono rinchiusi in una gabbia per tutta la loro vita, è impossibile anche muoversi. Quest'orsa ha vicino a sé in un'altra gabbia il figlio, riesce a liberarsi, uccide il figlio, lo soffoca e poi si suicida tirando un colpo al muro con la testa. Quindi una cosa che ha, dicevo, non posso dire che me l'ha insegnata questo saggio, ma che nuovamente me l'ha ripetuta. Io ho sempre la necessità di ascoltare questi racconti per veramente ricordarmi delle storie degli altri animali, che non voglio mai scordare, e che, per quanto questo sistema voglia far passare gli altri animali appunto come qualcosa di astratto, un numero, una cifra, una somma senza forma, qualcosa e non qualcuno, un oggetto e non un soggetto, io so che non è così. Questo lavaggio del cervello è, perché di lavaggio del cervello si tratta, perché se parliamo di benessere animale riferito a un luogo in cui gli animali vengono uccisi, cioè capiamo bene che qua veramente è oltre il distopico, qui è oltre 1984, no? Io voglio sempre ricordarmele queste storie, le voglio sempre leggere, perché non è come si pensa che sia,
concludo menzionando gli ultimi due capitoli del saggio, che sono fantastici. Il penultimo capitolo è una rivisitazione, se così vogliamo, antispecista di Alice nel Paese delle Meraviglie. Veramente, io l'ho trovata geniale. E poi, proprio l'ultimissimo piccolo capitolo è una citazione unica delle Intermittenze della Morte di Saramago, autore che io ho nominato più e più volte su questo canale perché il mio libro preferito, sempre suo, è Cecità. Io questo ancora non l'avevo letto, quindi ho chiuso subito il capitolo perché loro lo stavano spoilerando tutto, senza, senza se, senza ma, senza pietà. Sono stati gli autori, per fortuna sono riuscito a chiuderlo proprio sull'ultima pagina e quindi l'ho iniziato ieri, appunto, per poter poi leggere la loro considerazione finale su questo libro. Bene, questo è tutto, vi consiglio vivamente la lettura di questo saggio e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Con affetto, ora e per sempre, Vegan. Muah.